L'Inter adesso si trova a più 4 dal Milan. Volevo sapere il vostro pensiero riguardante l'Inter e lo scudetto. I nerazzurri riusciranno a vincere il campionato? Lascia qua sotto un commento e io lascerò un bel cuoricino ai migliori commenti. Inoltre, vi ricordo che se volete rimanere aggiornati su tutto il mondo del calcio in tempo reale, le classifiche, il calciomercato e tutte le news sulla vostra squadra preferita e il vostro giocatore preferito, dovete assolutamente scaricare OneFootball, un'applicazione completissima, totalmente gratuita. Quindi che state aspettando? Il link è in descrizione. Scaricala! Nelle puntate precedenti, sicuramente ricorderete le scintille tra Lukaku e Zlatan e le parole forti di Lukaku. Sgribububu, 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 parole veramente forti. Veramente strane queste pasticche di mal di testa che mi ha dato Teo. Ora picchio tutti, aspetta che levo giacchetta, se no sporco di sangue. Cazzo, guarda quello. Ah no, è mio riflesso. Un applauso a Zlatan, bravo, complimenti Zlatan, bravissimo. Cazzo, guardi, dammi i soldi, portafoglio. Cazzo vuole Eriksen, torna in panchina a fare muffa. Colpo de tacco, Handanovic, non fare fenomeno solo perché tuo cognome finisce come mio. Dai Skriniar, non fare scenata, ho preso solo polmone sinistro con coltellata. E allora fischiamo tutto, arbitro. Calcio che è diventato pattinaggio su ghiaccio. Facciamo gol de torretta, così eliminiamo Handanovic e lo leviamo da coglioni. Cazzo, stiamo perdendo? Anzi, Milan perde, Zlatan non perde mai. Cazzo spingi, coglione! Ora prendo bastone e te lo metto su per culo e poi te sventolo come bandiera. Bravo Zlatan, complimenti a me! Passa qua che ho fatto grande gol! Ancora quel pezzo di merda di Handanovic. Ha scelto proprio oggi come giorno di sua morte. Aspetta che Zlatan ha caccolone in fuorigioco. Ecco fatto. Ragazzi, ho letto futuro, ne prendiamo 3 oggi. Arbitro, vieni un attimo. Perché non hai fischiato fuori gioco? Tu sei ragazzo giovane, perché vuoi morire così presto? Colpo de testa de rame! E vabbè, ma che cazzo, ma che è Mile Shiro, 2 cuori nella pallavolo, ma che cazzo è Handanovic? Ora prova a staccare braccia, vediamo se para ancora. Annusa scarpini de Zlatan, senti se puzzano, senti, odora. Dai su, alzati, non fare esagerato. Ecco gol! E che cazzo, ma questo para anche con petto, ha rotto coglioni, ha rotto. Avevo bisogno di un po' d'amore, mi sono limonato da solo. Handanovic, invece che parare i miei palloni, perché non vai a giocare a campana su campo minato? Sta andando tutto male, stiamo perdendo 3-0 e anche segnato Lukaku, però vorrei fare applauso a Zlatan per prestazione, bravo. Ragazzi, mi dispiace, ora devo andare, bacino a Lukaku. Devo andare via che a 18 c'ho rapina in banca con Mandzukic, ciao ragazzi. Belli geeky, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like se ve lo siete scordato. Qualche ragazzo mi dice che non li prende, quindi cliccateci più volte finché non vo via il pollicione e diventa blu. Noi ci vediamo il pomeriggio domani sulla piattaforma Viola con un bel pro club coi sub, eppure la sera con la telecronaca in live de Bayern Lazio, quindi non ve la perdete, in live domani. Belli geeky.